Ok, desidero solo condividere questo perché un mio caro fratello ieri l'ha trovato e mi ha abbastanza sbalordito per ciò che ha scovato. E onestamente sono molto sorpreso perché non avevo mai sentito parlare di questo prima e nemmeno dello scrittore, anche se in qualche maniera non è così sorprendente perché è abbastanza difficile trovarli in giro. È disponibile su Google Libri in PDF e potete scaricarlo. Comunque questa sembra sia la sola referenza di questo pezzo di stesura. Il libro si chiama 50 ragioni, Copernico o la Bibbia. E il sottotitolo dice, la filosofia è un inutile inganno oppure la vera scienza. Qual è giusto? La Bibbia è l'astronomia pratica o la Babele teorica e poetica, finzione newtoniana? E sembra che sia stato scritto nel 1915 in realtà da un signore di nome Frederic-Emile Pache, o Pachet, sembra un, un francese del Binesota. Inizia con questa piccola nota del dottor A. L. Grebner, dalla pubblicazione Quarterly, che dice... Quando un cristiano laico di geologia o astronomia trova delle discrepanze fra le scritture e si confronta col risultato di un lavoro scientifico, la cosa corretta da fare per lui è di rispettare le scritture e mettere da parte quella cosa di scienze come erronea. Una nota interessante. Non ho avuto la possibilità di vedere l'intero libro finora, ma desidero leggervi la prefazione che non è stata scritta dall'autore del libro, ma è una prefazione scritta da qualcun altro che si chiama J. Schaller. Da Powhatosa, Wisconsin, 27 marzo 1915. Quindi per tutti coloro che sono inorriditi dall'idea che i cristiani abbiano messo in discussione la cosmologia di Copernico, dove effettivamente l'ampio problema dello scientismo, come quello della teoria di Copernico attraverso la storia, Posso dire che questo serve come forte confutazione di quell'idea, voglio dire, questo è uno dei più incredibili rifiuti, un rifiuto di base biblico dello scientismo che abbia mai letto. E questo è stato scritto nel 1915, andate a verificarlo. Proseguo. L'autore di questo fascicolo ha rischiato uno scivolone con la scienza. È un'impresa avventurosa in questi nostri giorni, dove la scienza regna sovrana, una vera dea di fronte a milioni di adoratori che piegano le loro teste con una fiducia infantile. La scienza è diventata la parola chiave da evocare perché afferma che ha messo delle salde fondamenta per il Weltanschauung. Che è la parola in tedesco per una visione del mondo, praticamente, la quale elimina felicemente tutti quei faticosi concetti di peccato e colpe dell'eternità e della responsabilità per un Dio onnipotente. Chiunque si permette di toccare questo amato ed ammirato idolo con mano stile, con lo scopo malvagio di esibire la sua sfrontata indifferenza, deve aspettarsi di essere preso dentro un turbine vorticoso di vituperazione fanatica. Questa è una nuova parola per me, vituperazione. La scienza con i suoi alti sacerdoti e devoti è intollerante fino all'ultimo livello, ma ricordiamoci che il nostro autore è in disaccordo solo con la scienza con la S maiuscola, non ha dispute con la scienza in italico che è indicata con l'iniziale minuscola. Semplicemente la scienza semplice è un aiuto valido per l'uomo da quando metteva diligentemente insieme fatti conosciuti, classificandoli in un ordine logico per il proposito di studio e applicazione. Le sue conoscenze erano quelle di osservare, accontentandosi di registrare quanto osservava e sentiva nella realtà. Non si spinge oltre alle personali percezioni per esprimere in generale termini astratti come un sommario di fatti conosciuto, annunciando la cosiddetta legge dedotta dagli avvenimenti osservati. La scienza normale... Si spinge continuamente per raggiungere la regione dell'ignoto, cercando di incrementare il magazzino della conoscenza dell'uomo, ma non pretende mai di sapere quello che non è conosciuto, così non cerca mai di oltrepassare i confini che sono posti fra ciò che è conosciuto e quello che è sconosciuto per natura. In breve, la scienza semplice è vera conoscenza, non fantasia ma la scienza con la S maiuscola, feticcio del mondo moderno, reincarnazione dell'antico idolo filosofia, disprezza i confini i quali delimiteranno per sempre il limite della semplice scienza. Infatti da alcune spoglie orme la scienza salta sulla sella del destriero spiritato dell'immaginazione e salpa per scoprire i misteri sconosciuti dell'universo. Questa avventura sarebbe molto più promettente se il destriero fosse stato di discendenza pura e non altri prelati della scienza che dovrebbero comandare i servizi di una indefinita immaginazione. Il destriero è sempre un ronzino deviato che in vani modi è afflitto da panteismo, materialismo, evoluzionismo, ateismo o una combinazione di questi malanni. Eh, eh, è proprio azzeccato. Così ogni incursione è condannata a fallire dall'inizio. Questo fatto, anche se in tutta coscienza abbastanza vessatorio, non screditerà coloro che cercano di raggiungere l'irraggiungibile, a meno che in generale i fantasiosi voli della scienza fossero pensati solo per il passatempo. Ma è la sfortunata abitudine della scienza quella di proclamare fatti le presunte scoperte senza alcuna traccia nel regno della fantasia? Oh, certo, la scienza ci dirà sempre che questo e quello sono ipotesi, ma gli scienziati, i loro seguaci, coloro che non pensano, perdono velocemente di vista la differenza fra le più sottili ipotesi è il fatto più insignificante. Così questa ipotesi arriva nel mondo e diventa fatto a furia di ripetizioni. Solo per menzionarne una, per esempio, le ipotesi dell'evoluzionismo in genere sono adottate dagli scientisti. Non viene usato un solo fatto, ma si insiste su questa cosa, anche se fino al giorno d'oggi non c'è un investigatore che sia mai stato in grado di osservare un singolo caso dell'attuale evoluzione. Quindi la scienza semplice è costretta a registrare la non veridicità abituale come una delle caratteristiche deplorabili della scienza. Mentre la scienza semplice non è e non diventerà mai pericolosa per un credente cristiano. La scienza è determinata nel lavoro di scardinare le fondamenta della fede e Aggiungendo con successo l'inganno di migliaia dei suoi eterni sventurati. Un adempimento della scienza, dove è in special modo orgogliosa, è il successo della distruzione della fede nelle scritture, la vera rivelazione di Dio. Travestita da astronomia e geologia, la scienza ha dimostrato con trionfo che il primo vero capitolo della Bibbia non contiene nulla se non miti, che non ha alcun importante valore storico, come la cosmogonia di qualsiasi gente pagana. Questo è stato l'inevitabile risultato della speculazione scientifica. Nessuna mente impregnata con gli errori del panteismo, deismo o monismo può avere qualche possibilità di ricostruire la storia della creazione insieme alle linee delineate nelle scritture dove Dio è l'autore. Non importa se tutti i fatti reali dell'astronomia e della geologia concordano molto bene nel mosaico della presentazione e che il loro punto di vista prevale sull'intera Bibbia, perché così la scienza ha decretato che questi fatti possono essere utilizzati per le deduzioni basate per altri punti di vista, dichiarando le sue deduzioni fatti. Migliaia di peccatori ingannati sono stati indotti a scartare l'intera antiquata rivelazione di Dio nella Bibbia, incluso il Salvatore e la sua salvezza. Così, finché la scienza, non la semplice scienza, fate attenzione, è in guerra con le dottrine fondamentali della fede cristiana, ne segue che tutti i veri cristiani saranno in guerra con la scienza. Non possono restarsene seduti compiaciuti mentre le inutili immagini dei principi di questo mondo le offrono come vere risposte alle domande più vitali a cui è interessato ogni essere umano. È con questo spirito che il nostro autore attacca la scienza. Sicuro del suo sostegno nell'infallibile parola di Dio, lui in particolare vuole mostrare le fatali debolezze delle vantate deduzioni dell'astronomia, non l'astronomia con la A maiuscola. Il lettore può non essere d'accordo con l'autore in tutti gli argomenti, può ammettere per esempio la possibilità che le affermazioni delle scritture che si riferiscono ad un sole come un corpo in movimento non significano che il sole si muove veramente, anche se tale affermazione è come giocare col fuoco. Ma sarà sicuramente d'accordo che lo scrittore ha giudicato con successo che la scienza è falsificazione, dove permette che prevalga l'impressione delle ipotesi astronomiche e che ottengano dignità di fatti, anche se non possono mai essere stabiliti tali. Anche se è troppo sperare che questo breve trattato possa in realtà riportare indietro alcuni cuori in errore sulla fede certa della Bibbia, sarà sicuramente benvenuto come testimone senza paura della verità di coloro i quali, anche se certi delle orme delle sacre scritture, sono consci dell'empia potenza della scienza di corrompere il cuore del credente. Huh. Questo è stato scritto nel 1915, gente. È decisamente bello. Ecco una breve occhiata al contenuto, i 50 motivi. La Terra sta ferma, poi c'è l'esperimento del pendolo di Foucault, Giobbe 26.7, la nostra atmosfera, gli alisei, la legge della natura, le correnti oceaniche, contraddire ipotesi, la Terra, il corpo centrale, gravità contro rotazione, i poli piatti, la caduta dei corpi, la scoperta di Richard, il Sole si muove, cosa significa Shemesh? Luce zodiacale, la terra più vecchia del sole, acqua sopra il firmamento, il piano biblico più razionale, i vapori dell'acqua, scienziati confusi, conservazione dell'energia, essere d'accordo con la chimica, le difficoltà di Copernico, le commette contro di essi, orbita attorno al sole, un'impossibilità, sole nello spazio, attrazione e repulsione, risultati errati della teoria, fondamentalmente falsi, distruzione dell'orbita ellittica, contro la natura della Terra. Il movimento naturale del Sole, è decisamente possibile. La parallasse delle stelle, la scoperta di Romex, le osservazioni di Bradley, lo spettroscopio in favore della Bibbia. Le vedute bibliche spiegano di più, esse servono la Terra. La Bibbia implica la realtà. Salmi 74,16, Ecclesiasti 1,4,5. Cose non insignificanti, concezioni non sbagliate dell'uomo. Solo uno, il senso letterale. Possiamo accettare il significato letterale, l'aspetto ottico. Piena convinzione, teoria e superstizione. Non l'ho ancora letto, ma nei prossimi giorni o settimane desidero farlo. E questo può dimostrare un'ulteriore e valida risorsa per tutti quelli là fuori che stanno osservando queste cose. E se non altro, voglio dire che c'è un sacco di materiale, come la parallasse delle stelle. Ci sono molti degli argomenti di cui tanti hanno familiarità. Si può anche vedere l'idea di Robota, sapete... È stato il solo là fuori a portare questi argomenti per mostrarli alle persone. Io penso che potete leggere il libro e capire che la nostra è solo una, è una psicosi, quella che hanno creato, creata da qualcuno che ha cercato di far vedere che la Bibbia è stupida, come la passione letterale per la parola di Dio, qui nelle vere scritture, perché questo è semplicemente... Ridicolo. Spero vi sia piaciuto il video e alla prossima.